Leggiamo nel libro del profeta Isaia. I miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie. Talvolta purtroppo capita che noi ragioniamo secondo il mondo e non ragioniamo secondo Dio. Ad esempio, questa sera siamo stati a pregare una decina di persone circa, quattro su Facebook e 7-8 e in alcuni momenti anche di più su YouTube. Questo è qualcosa di davvero eccezionale. Numericamente non siamo tanti, ma siamo forti. Noi non possiamo ragionare come fanno gli uomini politici, che naturalmente misurano il successo della loro azione politica sulla base di voti, di folle che assistono ai loro comizi. Noi invece misuriamo il successo della nostra attività apostolica attraverso la presenza di Gesù nella nostra preghiera. E la presenza di una decina di persone è qualcosa di eccezionale. Io ricordo ancora quando vivevo in Italia, per chi non mi conosce, io vivo in Croazia da ormai quasi 20 anni. Dicevo, ricordo quando vivevo in Italia, ascoltavo l'ora di spiritualità su Radio Maria e una sera si collegarono con un santuario, mi sembra in Piemonte, ma non sono sicuro, che era stato costruito sul luogo di un'apparizione. Come era avvenuta questa apparizione? Un uomo, un viandante, camminava per i campi, si fermò davanti a un'edicola della Madonna e pregò tre Ave Marie e la Madonna gli apparve. Questo segno ci fa capire come quando noi preghiamo, anche quando preghiamo le cose più semplici, anche quando ci fermiamo, facciamo un segno della croce e diciamo un'Ave Maria davanti a una statua della Madonna in una grotta di Lourdes oppure in una edicola che è sulla strada o nei campi. Se noi preghiamo, noi facciamo una opera che davvero sbaraglia l'inferno. Perché noi non dobbiamo pensare come i politici. Non è importante se siamo in tanti. L'importante è che noi facciamo qualcosa con amore. Davvero. Quando vi trovate per i campi o una città e per la strada incontrate un crocifisso o una statua, non so, di Sant'Antonio, di San Giuseppe, della Madonna, fermatevi, fate il segno della croce e pregate, anche se siete in mezzo alle persone. Non dobbiamo vergognarci di essere cattolici, non dobbiamo vergognarci di amare il Signore. Noi non facciamo le cose per farci vedere, le facciamo perché amiamo il Signore e così come gli altri, per esempio, camminano per la strada e scrivono sul telefonino, noi preghiamo. Così diamo testimonianza, ma senza naturalmente farlo per farci vedere o per non farci vedere. Queste sono categorie che non ci appartengono. Le uniche categorie che ci appartengono sono quelle dell'amore. Dell'amore per il Signore, dell'amore per i nostri fratelli. E quando noi preghiamo, e lo ripeto ancora una volta, le parole non bastano, dobbiamo pregare con il cuore, pregare con amore, cioè essere pronti ad accompagnare queste parole, queste preghiere con l'offerta della nostra vita, offrendo al Signore tutti i problemi, tutte le sofferenze, tutte le offese che ci capitano durante la giornata. Ecco, questa è preghiera con amore. Parliamo dell'amore con la maiuscola, è l'amore che ci ha insegnato Gesù dall'alto della croce. Amando, offrendo, perdonando chi ci offende. Ecco, questo desidera il Signore da noi. Se noi facciamo questo, facciamo cose semplici. Il Signore ci benedirà, perché noi con le nostre piccole azioni possiamo cambiare le sorti del mondo. Non so se l'avete notato.
in molti luoghi di apparizione, a Medjugorje ma anche altrove. La Madonna dice: ho bisogno di ciascuno di voi. Il Signore non cerca le masse, il Signore cerca ciascuno di noi, perché ciascuno di noi nel piano di Dio, nella vittoria di Dio, è importante. Anche se siamo poveri, siamo peccatori, non ha importanza. Siamo peccatori ma amiamo il Signore. Ecco, facciamo sempre queste piccole cose, non dimentichiamole mai. Facciamole con amore, offrendoci. E il Signore ci benedirà. E soltanto quando andremo in cielo, perché dobbiamo avere fiducia di andarci, anche se è sempre un punto di domanda finché non siamo ormai salvi, quando andremo in cielo vedremo quante preghiere hanno avuto effetti devastanti per il demonio, quante benedizioni hanno portato, quante anime hanno convertito. Ecco, facendo le cose semplici. Naturalmente dobbiamo fare anche le cose un po' più lunghe, possiamo pregare il rosario come abbiamo fatto stasera, e naturalmente dobbiamo andare a messa. La nostra preghiera senza l'Eucaristia non vale molto.